Buonasera a tutti, molto numerosi, grazie della presenza, sono abbastanza stringato almeno per quello che voglio dirvi, poi dopo anche avete delle domande sicuramente posso rispondere. Le cose che mi vengono in mente sono uno, ovviamente molti complimenti, ma non retorici, insomma, alla Virtus, perché comunque sicuramente una gran partita. Ma al di là di questo, credo che tutti noi sappiamo quanto sia facile, quanto sia impegnativo fondere un gruppo nuovo, quindi i giocatori sono nuovi, una fusione di giocatori esperti e giovani, chiaramente di qualità, questo sia chiaro, quindi vuol dire che sono molto bravi e molto a buon punto anche nel lavoro di chimica per quello che riguarda questa stagione. Quello che riguarda noi, stiamo avendo troppi pochi punti di riferimento, sia offensivi che difensivi, e a volte le persone magari sono le stesse, e quindi è difficile in una partita del genere dire che magari qualcuno è stato più produttivo di altri, può essere stato più utile da una parte del campo o meno dall'altra parte, quindi comunque i riferimenti per una squadra sono fondamentali. E in questo momento, oggi, abbiamo dimostrato poca certezza. Sicuramente l'aspetto rischioso di questa partita, come adesso avevo parlato un po' con il direttore, ma ancora martedì ho detto, vogliamo pensare di accontentarci di quella che è stata la partita scorsa, con una virgolette, tra virgolette, quasi vittoria, o viceversa avremo la rabbia e determinazione per affrontare una partita da incazzati dopo una quasi vittoria. Chiaramente la risposta ce l'avete anche voi, e quindi abbiamo bisogno rapidamente di trovare questi riferimenti, e pensando che nessuno ci può risolvere i problemi, né la fatta Turchina né Michael Jordan, dobbiamo risolverceli fra di noi, problemi cestistici, extra, tutto quello che vogliamo, però è ovvio che tutto quanto va portato al campo, e il campo ci ha detto che oggi non siamo stati per nulla sufficienti. Per me è un'analisi perfetta, nel senso che ovviamente io non mi metto a parlare di singoli né di livello di gioco, perché come ho detto prima, quando abbiamo fatto alcune cose positive non abbiamo mai agganciato l'altra metà. Quando abbiamo fatto due canestri buoni in attacco abbiamo preso due canestri facili, e viceversa. Quindi la dimostrazione che, tra virgolette, qualche pseudo momento di difficoltà di Bologna poi ha cambiato subito, senza neanche voltarsi indietro, ha cambiato subito il registro, magari dopo un time out, senza grandi problemi. Quindi questo è l'aspetto mentale su cui lavorare, prima ancora che tecnico, anche perché per correttezza vi devo dire che tecnicamente questa settimana abbiamo fatto un buon lavoro. Ecco coach, ti chiedo, mi sembra di risentire un po' le tue stesse parole di settimana in settimana, nel senso che alla fine gli errori che sottolinei sono sempre bene o male gli stessi. Anche il fatto che manchino dei riferimenti è riferito solo a questa partita, o anche nelle altre due effettivamente sono mancati dei riferimenti in attacco o in difesa? Ma insomma, è ovvio che una partita non è mai singola, quindi è un periodo, e tu che ci segui abitualmente sai benissimo che quali sono le problematiche, dove non riusciamo a incidere. Dopodiché, come ho detto prima, in questa partita si sono viste ancora maggiormente per due motivi. Primo, che secondo me ci siamo accontentati e siamo entrati troppo molli, e si è visto subito in determinati contatti, in determinate richieste di falli. Il primo tempo abbiamo finito noi sono i lunghi con tre falli, facendo dei falli stupidi, però è questa la cosa più incredibile. Almeno avessimo chiuso il canestro completamente, invece no, avevamo problemi di falli, e più hanno realizzato anche 50 punti. Quindi direi le due cose, diciamo, questa qui ha amplificato la nostra situazione caratteriale, e però ovviamente amplificata anche dalla prestazione di Bologna, che non è successo niente dal primo minuto, mentre ovviamente altri avversari magari non sono sempre così, però d'altronde sapevamo che non avevamo facilità in queste prime giornate, tanto meno in questa trasferta.
abbiamo toccato con mano, abbiamo troppe situazioni che dobbiamo ancora toccare con mano, per esperienza, per forma, come volete, però queste sberle devono essere produttive ora, non fra 3 mesi. Ma secondo me è stata una partita decisa dalla nostra intensità. Direi che la nostra intensità è stata difficile da controbattere, quindi avendola mantenuta più o meno costantemente, tranne qualche piccolo sprazzo, a questo livello di intensità direi che non è facile giocare, quindi questo credo che sia stato l'aspetto più importante. Poi mi soffermo poco sui 92 punti segnati, esattamente come mi sono soffermato poco sugli 88, quanti erano stati quelli di Imola. Continuo a soffermarmi invece sul dato difensivo, che se non sbaglio Piacenza qua ne aveva fatti 66, roba del genere, a Imola ne abbiamo presi 68, roba del genere, e stasera ne abbiamo presi 64. Questo secondo me è il dato che fotografa perfettamente il livello di intensità e di energia, e questo dato è quello che mi porto dietro, perché quando tieni gli altri a 64, 65, 67 c'è anche la partita che la puoi perdere, però mi sento un po' più tranquillo, insomma, le spalle me le sento un po' più coperte, e ho la sensazione che anche i giocatori in campo se le sentono molto più coperte, sapendo che hanno la capacità di fermare una, due, tre, quattro volte gli avversari anche consecutivamente. Credo che questo sia stato l'elemento più importante che ha contraddistinto la gara. E basta, nel senso che non c'è molto da aggiungere. Direi che questo spiega tutto, ecco. Poi tutto il resto è diretta conseguenza. Ecco, coach, quello che stupisce è proprio questa intensità. E in questa intensità ci sono solo 10, tra virgolette, palle perse. Quindi significa che l'intensità è anche sicurezza, tra virgolette. Sì, hai ragione, ma sai qual è la differenza fra me e voi? È che io li vedo tutti i giorni. E vedendoli tutti i giorni mi stupisco veramente poco, nel senso che questa intensità è quella che normalmente riescono a mettere in allenamento anche quando siamo in condizioni di emergenza. Quindi questo mi fa pensare che possa essere un aspetto identificativo della nostra squadra, no? Quando si dice bisogna costruire un'identità, ecco, direi che giocare ad alto ritmo, con un alto livello di intensità, sostanzialmente producendo, me lo dici te, 10 palle perse e 19 assist, abbiamo già detto tutto, cioè abbiamo messo in mezzo la parte diciamo energetica e anche la parte qualitativa, perché quando una squadra fa un assist, turnover ratio, come dicono gli americani, pari quasi a 2, insomma, è tanta roba, eh? Tanta roba.